Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Renzi fa gli ultimatum, i penultimatum, gli ultimatum di 2 mesi fa, riprende gli ultimatum lasciati in sospeso prima della crisi. Evidentemente non sa neanche lui esattamente cosa fare, ha bisogno di stare al centro dell'attenzione, quindi si dividono in due rami le sue operazioni. La prima è il suo superego personale che gli impone di cercare di essere sempre al centro dell'attenzione, di farsi notare, di avere i titoli dei giornali. E il secondo filone dei suoi atti è quello che queste cose servono per un suo sempre tornaconto personale legato al suo superego. E quindi lancia e rilancia ultimatum, ma alla fine lancia il sasso, ma poi lo va a riprendere subito, appena sente qualcosa che non quadra. Quindi Zingaretti ha parlato con Conte, dicono che sono molto vicini e Zingaretti gli ha fatto capire: non ci fare conto a quello che dice Renzi, lascia perdere, è una sorta di persona megalomane, ha bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione, non credere, non fa cadere il governo, non ha nessuna intenzione. Ma secondo molti, secondo alcuni che ancora vogliono magari credere a Renzi, dice che è pronto a mettere nero su bianco le condizioni per tenere a galla Conte e governo. Se vengono rispettate in modo giusto, secondo lui, è corretto, si può andare avanti, in caso contrario no. Quindi Renzi vuole dettare le sue condizioni a Conte in modo che queste condizioni intanto siano parzialmente inaccettabili per far sì che Conte dica io lascio. Ma Renzi non ha capito che Conte non è uno che lascia. Conte è uno che non vuole lasciare, non lascerà mai. Non è il classico politico che c'è il problema rassegno le dimissioni in mano a Mattarella. No, Conte non darà mai le dimissioni di sua iniziativa, se non obbligato dalla legge. Quindi tutte le manovre, manovrine, minacce che fa Renzi con Conte non attaccano, ha sbagliato persona. Ma lui, l'ex rottamatore, ex premier, eccetera, eccetera, parla alla stampa in una intervista e spiega, dice: lo sanno tutti, sta arrivando un temporale, per l'Italia sarà durissima, migliaia di aziende chiuderanno, migliaia di persone perderanno il lavoro. Dico al presidente Conte: se vuoi che continuiamo a sostenerti, apriamo insieme l'ombrello. Ma Conte non vuole aprire l'ombrello con Conte. Renzi vuole aprire l'ombrello mandando via Conte, lasciandolo sotto l'acqua. Questo è quello che non è detto, dice una cosa, ma poi ne vorrebbe fare un'altra. Ma Renzi vuole un contratto di programma alla tedesca per capire dove e come si vuole arrivare per salvare l'Italia, con in primo piano la politica industriale, gli aiuti alle famiglie e gli interventi sulla scuola. Però queste sono parole un po' generiche. Se Giuseppi dice ce la fa, bene, altrimenti avanti un altro. Ma è questo il suo obiettivo, è avanti un altro. Non sono il programma. Lui nel programma ci potrebbe mettere dentro qualsiasi cosa, la pasta col sugo, la pasta con le patate. A lui interessa che Conte vada via, lo dice chiaro, avanti un altro. Anche perché, come dice Renzi, non ha nessun problema con il Premier, a patto che faccia le cose giuste, come vuole lui, no? Quindi Conte deve fare le cose che dice lui, che sono irrealizzabili, matematicamente irrealizzabile, lui lo sa, e lo fa apposta per dirgli: o le fai o tu te ne vai a casa. Questo è il punto. E così sottolinea che bisogna attuare un piano da 120 miliardi volto a far ripartire i cantieri fermi. 2 vogliono rimescolare le carte nel governo perché probabilmente vorranno più ministri, vorranno più nomine, più poltrone. Renzi: ma no, sono tutte fandonie, dice Renzi. E lui dice che a lui interessano i posti di lavoro, quelli degli italiani, non quelli di governo. E invece non è così. A lui non interessano i posti di lavoro degli italiani, a lui interessano i posti di governo.
Ma Renzi dice: ma io se volessi più poltrone le avrei già chieste, perché a me spettano, perché guardando i numeri al Senato abbiamo la metà dei senatori del PD, 17 contro 35, oppure al governo i nostri sono solo 3, cioè un decimo rispetto ai Dem. Ma lui dice: del riequilibrio non mi interessa nulla, a me interessa che un parrucchiere non può riaprire, nonostante ormai sembriamo tutti figli dei fiori. Ho paura che le donne siano costrette a casa per anni. Penso alla fatica del mondo turistico, pensa ai parrucchieri, alle donne, al turismo, e poi certo che tutti i suoi lo seguiranno, qualsiasi scelta decide di fare, affermando che nel partito ci saranno arrivi e non partenze. Quindi lui continua con la solita tiritera, altri senatori vengono da noi, ma realmente il partito è fermo al 3%. Non credo proprio che ci siano senatori che vogliano andare con Renzi. Renzi poi parla delle possibili dimissioni, della Bellanova minacciate perché vuole regolarizzare i clandestini, o si fa così, perché Renzi dice o si fa come dico io o salta tutto. Ma con queste minacce, però, dall'altra parte fanno finta di niente perché tanto hanno capito che è solo un bluff. Diciamo che quelli del PD, Conte e i 5 Stelle, hanno capito che è un bluff quell'uomo lì, il Renzi, e quindi non gli fanno più neanche caso con i suoi continui ultimati. Dico: sì, va bene, va bene. Conte si era un po' spaventato, aveva chiamato una riunione quelli d'Italia Viva dicendogli: dai, vabbè, adesso regolarizziamo i clandestini, così vi va bene, no? Ha paura di avere poi un voltafaccia in Senato dove Renzi magari voti con l'opposizione, ma sulla perché ricordiamoci che mercoledì c'è il voto di sfiducia contro Bonafede dei 5 Stelle in Senato e lì i numeri non ci sono, quindi Conte ha bisogno di tenersi buono Renzi proponendogli la regolarizzazione dei clandestini. Renzi poi aggiunge che le dimissioni della Bellanova non sono però comunque in programma perché lei, la Bellanova capodelegazione di Italia Viva, comunque ha fatto una proposta di buon senso ed è per questa verrà ascoltata, secondo lui. Quindi le dimissioni non avranno luogo. Ma c'è anche il non troppo velato appello di Matteo Salvini a Renzi che appoggi realmente l'opposizione, che continua la lotta contro il governo e non siano solo parole. Zingaretti invece chiarisce che se dovesse cadere questo governo non ci sono possibilità di maggioranze diverse e questa è una minaccia diretta a Renzi, nel senso Renzi sta facendo di tutto per mandare via Conte e creare una maggioranza diversa con un presidente del Consiglio diverso, ma Zingaretti gli fa capire: guarda che maggioranze diverse non se ne fanno, come dire, lascia perdere quei tuoi giochini per disarcionare Conte, mettere lì un'altra persona, non ci saranno altre maggioranze. Quindi si rimette poi il mandato nelle mani di Mattarella e si va a delle elezioni. Ma Renzi pensa che non si correrà questo rischio perché il governo non cadrà, ma non accetta neanche le minacce di un veto. Quindi Renzi minaccia di fare cadere il governo, poi dice che tanto non cade, però non accetto minacce da Zingaretti. Capite un po' le frivole teorie politiche di Renzi del sì, no, non attaccano più, nessuno gli crede più. Ma Renzi critica il capo dello Stato perché dice: ma in un momento di una crisi il compito del capo dello Stato è verificare l'esistenza o meno di un'altra maggioranza. Mattarella dice ha sempre fatto così, non decide il Colle, decide il Parlamento e il Colle prende atto. In Italia funziona così, poi ovviamente spero che non ci sia bisogno di una crisi. E no, il capo dello Stato non prende atto, il capo dello Stato decide dopo aver sentito i partiti, qualsiasi cosa abbiano detto i partiti, è il capo dello Stato che decide: si fa una nuova maggioranza o si va al voto. Cara la mia bella faccia allegra di Renzi, ti piacerebbe che fosse così, che decidi tu anche quello che deve decidere il capo dello Stato, ma non è assolutamente così. E intanto arriverà mercoledì la mozione di sfiducia contro Bonafede. E questo è un altro punto debole di quello che potrà succedere. E lui, Renzi, non ha voluto ancora dire la parola fine perché sta aspettando che Conte faccia tutto quello che dice lui, se no gli ha detto: ti do tempo fino a mercoledì,
poi magari voteremo con l'opposizione contro Bonafede. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.